Nell'ambito della festività di Santa Maria delle Grazie, la compatrona di Teramo, che è una festa molto sentita dai teramani, nel chiostro del convento si tiene una mostra di pittura dedicata a Francesco d'Assisi, quindi siamo nell'ambito sempre francescano. Il Cantico delle Creature, quindi un tema molto particolare e ampio che può dare la possibilità a chiunque di parteciparvi. Per la città di Teramo è senza dubbio un motivo di orgoglio, ma anche un'occasione per fare il punto della situazione sui tanti che si esprimono attraverso la pittura e anche per tornare a un minimo di socialità dopo questi duri anni, questo duro anno e mezzo di pandemia. Quindi la festa della Madonna delle Grazie e le sue iniziative proposte da questa benemerita associazione non possono che essere molto gradite all'amministrazione comunale e nel segno della ripresa e di tutte le altre attività che in questa città e questo nostro comune promuove per l'estate e non solo. Siamo partiti con i festeggiamenti, per la verità già erano partite dal 20 maggio con la Riccitella, della festa della nostra patrona della città, una festa secolare, una festa sentita anche dai cittadini, che se ne possa dire, perché abbiamo visto che quest'anno c'è stata più partecipazione e più collaborazione anche nell'acquisto dei biglietti, perché come sapete la festa si finanzia esclusivamente con il biglietto della lotteria e quest'anno c'è stata una buona risposta.